Dal prossimo anno scolastico, 1000 nuove classi di liceo e istituto tecnico potranno sperimentare il diploma in 4 anni invece che in 5. Nel nostro istituto questa sperimentazione sarà disponibile in una sezione del corso IT. Si tratta di un'innovazione che mira a rendere più agile e moderno il percorso formativo degli studenti, offrendo la possibilità di conseguire il diploma con un anno di anticipo rispetto al percorso tradizionale. Ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa riforma? Abbiamo intervistato alcuni studenti e professori della nostra scuola per conoscere le loro opinioni. Una breve opinione sul quadriennale? Allora, il quadriennale secondo me è un percorso che è nato per adeguarci, diciamo, alle necessità dell'Europa. Fondamentalmente io dico che può essere un buon percorso, però il ragazzo deve avere delle ottime predisposizioni di organizzazione nello studio autonomo, dal momento che invece dei 5 anni è condensato in 4 e quindi è molto più impegnativo. Quindi se il ragazzo a monte ha questa capacità di autogestirsi nello studio, nell'organizzazione, lo consiglierei. In caso contrario, io personalmente rimarrei sul 5° anno, però è un mio giudizio personale. Ci omologhiamo un po' all'Europa, ai paesi europei, dove i ragazzi finiscono un anno prima, e diamo questa possibilità anche ai nostri, però con la riserva di rivedere un po' i programmi e tutto il cammino, perché come è pensato non è proprio non è pronto per i nostri ragazzi, bisogna certamente rivederlo, ma che i 4 anni possono essere interessanti per i nostri ragazzi italiani, beh certo, questo sì. Vi danno la possibilità di scegliere se fare il quadriennale o 5 anni, cosa scegliereste? Allora, io scelgo quello per 5 anni perché diciamo che fare più cose per me non piace, però so buone anche quei 4 anni, cioè perdi meno tempo. Io sceglierei 4 anni perché così esco da scuola prima, cioè mi guadagno un anno e magari se voglio fare l'università posso risparmiare un anno. Io sceglierei quello di 5 anni perché durante la settimana sono impegnato e quello di 4 anni può essere frequentato soltanto da persone che non sono impegnate durante la settimana e riescono a dedicare più tempo allo studio. Ma io preferisco la scuola quinquennale perché, cioè, come si fa a svolgere un programma in 4 anni? Poi c'è da dire che non è proprio così, perché poi ci sono 2 anni di specializzazione, quindi poi alla fine sono 4 più 2, anziché 5 sono 6. E quindi io preferisco il corso tradizionale. Io, se fossi un'alunna, mi iscriverei sicuramente al quadriennale perché risparmio un anno, posso entrare prima all'università, eventualmente se ho già le idee chiare sul lavoro che voglio intraprendere posso anche seguire un percorso alternativo a quello universitario. Chiaramente devo sapere però che è più impegnativo, perché le ore di studio in classe e quindi anche a casa sono maggiori, però penso che nella vita si debba anche scegliere, quindi faccio un augurio a tutti i ragazzi che si iscriveranno al quadriennale. Da insegnante posso soltanto raccogliere tutto il feedback che mi è venuto da parte delle famiglie di questa nuova possibilità che viene data alle famiglie. Io credo che sia estremamente positiva e quindi ci auguriamo che possa portare dei buoni risultati. Tua opinione sull'iniziativa del quadriennale? Beh, allora, l'iniziativa del quadriennale è sicuramente una buona iniziativa perché appunto aggiunge un nuovo programma e metodo di studio alla nostra scuola, e io dico sempre le novità non sono mai una cosa brutta, perché ci sta a provare, sperimentare nuove tipologie, ecco, di metodi di studio. D'altro canto io personalmente penso che non sia proprio una bella idea, cioè io non lo farei mai perché sono 5 anni di studi ridotti in 4 e già spesso farne 5, insomma, senza problemi risulta abbastanza difficile, quindi 4 significherebbe dover stare praticamente sempre a studiare, cosa che personalmente io non concepisco, ecco. Però insomma, se ben venga appunto un nuovo piano di studi, magari c'è chi vorrà farlo e chi sarà disposto a farlo, e quindi magari potrà trovare anche i suoi consensi, ecco. Come ogni sperimentazione va praticata sul campo,
È opportuno che i ragazzi che si sentono protesi per questo percorso apparentemente abbreviato, ma che non lo è affatto, perché il monte ore verrà redistribuito in modo diverso, ma sarà lo stesso, è giusto che i ragazzi che vogliono intraprendere questo nuovo modo di fare scuola inizino, perché come ogni novità bisogna iniziare ad un certo punto e quindi dobbiamo essere fiduciosi. Poi in progress valuteremo i risultati.